Approvata all'unanimità una mozione in merito alla morte di Niccolò Ciatti. Il suo assassino ad agosto potrebbe tornare libero e quindi l'Aula ha chiesto alla Regione di attivarsi presso il governo per intervenire sulla vicenda. Il Consiglio regionale al fianco delle categorie colpite dalla crisi economica. Con 3 leggi l'Aula ha stabilito un sostegno per lavoratori dello spettacolo, maestri di sci e pro loco. Complessivamente saranno erogati 1,5 milioni di euro. Giustizia per Niccolò Ciatti. Il Consiglio regionale non ha dimenticato il 22enne ucciso il 12 agosto 2017 a Lloret de Mar, al termine di un'aggressione ingiustificata e brutale. Perciò l'Assemblea, con una mozione approvata all'unanimità, ha impegnato la Regione ad attivarsi in merito alla richiesta della famiglia di Niccolò Ciatti affinché il processo in Spagna, riguardante il figlio, giunga a conclusione prima della scarcerazione dell'imputato. L'atto, inoltre, impegna l'ente regionale ad adoperarsi presso le autorità competenti italiane e spagnole per significare loro la legittima e condivisibile preoccupazione della famiglia di Niccolò Ciatti, ossia che qualora terminasse la carcerazione preventiva, il cittadino ceceno possa diventare latitante e far perdere le proprie tracce. E infine, a fare tutto quanto in suo potere per sostenere la richiesta di verità e giustizia in merito all'omicidio di Niccolò. Il suo assassino, il ceceno Rasul Bissultanov, il prossimo agosto sarà scarcerato. Il documento è stato promosso da Francesco Torzelli di Fratelli d'Italia, che ha ricordato come l'uomo, esperto di arti marziali, si sia mosso con l'intento di fare male deliberatamente. Il rischio enorme che ad agosto del 2021 l'omicida di Niccolò Ciatti possa essere rimesso in libertà ha spinto Fratelli d'Italia a presentare un atto sul quale abbiamo trovato la convergenza di tutto il Consiglio regionale. Ringrazio i colleghi Merlotti, Vannucci e Galli che l'hanno anche voluta sottoscrivere. È una mozione che altro non fa che impegnare la Regione Toscana al fianco degli altri enti, penso al Comune di Scandicci, penso al Governo nazionale, perché i ministri Bonafede e Di Maio si sono sempre mossi in questa direzione e quindi, pur non facendo parte della mia forza politica, riconosco loro un impegno in questa direzione. È assolutamente necessario che l'Italia come Stato, pretenda che il processo all'assassino di Niccolò Ciatti venga celebrato entro l'agosto di quest'anno. Perché sarebbe intollerabile e inaccettabile che questo signore, che ha deliberatamente ammazzato Niccolò, fosse rimesso in libertà. Perché se questo viene rimesso in libertà da un carcere francese, stiamo parlando di un cittadino ceceno, questo il giorno dopo è un latitante e alla famiglia Ciatti noi facciamo anche il secondo torto, dopo quello di aver visto la scomparsa del loro figlio, vedere anche un processo senza l'imputato seduto al tavolo degli imputati. E questo sarebbe intollerabile per l'Italia tutta. Quindi la Spagna ha voluto legittimamente tenersi il processo in terra spagnola, adesso lo celebri e lo celebri nei tempi adeguati. La mozione ha ricevuto il sostegno di tutta l'Aula. Fausto Merlotti del PD ha sottolineato come da subito le istituzioni si siano mosse per sostenere la famiglia, per poi attaccare la giustizia spagnola per la superficialità. Parole non condivise da Giovanni Galli della Lega, che ha evidenziato come anche l'episodio tragico che lo ha segnato, la morte del figlio, ha visto la sconfitta della giustizia, in quel caso italiana. Stefano Scaramelli di Italia Viva, infine, ha parlato di un atto giusto ed è importante che il Consiglio si sia mosso in maniera unanime. Oggi il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità, su proposta del collega Torselli, con firma mia e del collega Galli a sostegno di questa mozione, la richiesta che impegna il Presidente Giani e la Giunta della Regione Toscana a sostenere la legittima richiesta della famiglia e del Comune di Scandicci riguardo a un impegno nei confronti della Spagna affinché si arrivi prima di agosto prossimo, prima di agosto 2021, a processo nei confronti del ceceno che è attualmente in carcere per l'omicidio di Niccolò Ciatti, avvenuto l'11 di agosto del 2017 in discoteca Lloret de Mar. Poi Niccolò morirà purtroppo il giorno dopo, il 12 di agosto del 2017. E quindi
Io, conoscendo anche personalmente la famiglia, essendo anche di Scandicci, ho vissuto appieno tutta questa tragedia e chiaramente c'è un rapporto di vicinanza personale anche alla famiglia, ma questo non conta, ciò che conta sono le istituzioni, quindi io davvero devo ringraziare il sindaco del comune di Scandicci, tutta l'amministrazione comunale e tutte le istituzioni che nel tempo sono state vicine alla famiglia di Niccolò, al padre Luigi, alla madre Cinzia, alla sorella Sara, agli amici più stretti e ai familiari più stretti, indipendentemente dal colore politico. Infatti anche l'approvazione all'unanimità di questa mattina in aula significa questo, perché si è vicini alla famiglia cercando di dare concretezza ad una legittima richiesta. Portare a processo l'esecutore materiale dell'omicidio, perché di questo si tratta, di Niccolò Ciatti, e possibilmente anche impegnarsi per portare a processo anche i due coautori, perché poi erano tre le persone che hanno perpetrato questo gesto delittuoso, l'omicidio appunto di Niccolò. Credo che sia un atto doveroso, perché dobbiamo stare vicino moralmente, ma noi come assemblea regionale anche politicamente, affinché venga fatta giustizia. Giustamente il consigliere Torzelli ha specificato tutte le procedure giuridiche che stanno succedendo in Spagna. Noi abbiamo, secondo me, il dovere, ripeto, morale, di fare in modo che il nostro governo insista affinché venga fatta giustizia, ma soprattutto che non avvenga il 12 di agosto prossimo la scarcerazione di questo individuo, perché il rischio potrebbe essere quello che lui possa anche poi dopo trovare sistemazione altrove e non essere più dopo perseguibile. Per cui credo che assolutamente debba essere fatto un processo, debba essere fatto nei termini e nei tempi più vicini. Dopodiché, ecco, io sono personalmente vicino alla famiglia di Niccolò, tra le altre cose è un nome che ci lega, è un nome, e mando un abbraccio forte a tutta la famiglia. Ha firmato con grande convinzione questa mozione per chiedere giustizia nei confronti di Niccolò Ciatti. E dobbiamo pretendere che questo avvenga, deve avvenire tempestivamente, deve avvenire mediante una relazione forte con le autorità anche spagnole, e questo deve avvenire nelle prossime settimane. Lo chiediamo con forza, è corretto e importante che tutte le forze politiche si stringano intorno alla famiglia per chiedere giustizia per quello che è stato un attentato violento nei confronti di un nostro ragazzo toscano. Lavoratori dello spettacolo, maestri di sci e proloco. Il Consiglio si è schierato con mezzi concreti a favore di chi finora è rimasto indietro su ristori, categorie duramente colpite dalla crisi economica generata dalla pandemia. Nei loro confronti, con tre leggi distinte, è stato autorizzato un contributo complessivo di 1,5 milioni di euro. La somma è così suddivisa. 1 milione e 50 mila euro andranno alle attività legate allo spettacolo, 250.000 euro alle proloco e 200.000 ai maestri di sci. I tre atti hanno avuto origine da un'iniziativa dell'ufficio di presidenza, ma quello relativo allo spettacolo ha ricevuto gli emendamenti da parte della Commissione Cultura. Il testo prevede che i beneficiari, che potranno ottenere contributi nel limite massimo di 3.000 euro ciascuno, saranno individuati mediante un avviso pubblico, previa deliberazione di indirizzo dell'ufficio di presidenza dell'Assemblea Toscana, che dovrà individuare le tipologie dei beneficiari, le modalità per l'accesso al contributo, la quota e i criteri da adottare per individuare le premialità delle proposte. La presidente Cristina Giachi del PD ha evidenziato come alle premialità è legato il tema della creatività. Non era banale né scontato, ha aggiunto Stefano Scaramelli, vicepresidente dell'Assemblea, mentre l'altro vice, Marco Casucci, ha sottolineato il lavoro dell'ufficio di presidenza.
Devo dire che la mia commissione e anche io personalmente stiamo facendo una campagna di ascolto degli operatori del mondo dello spettacolo, perché è una categoria che ha subito un forte danno dalle misure restrittive, inevitabilmente dalle misure restrittive dovute al Covid. E nell'ascoltarli sono emerse alcune criticità che la legge nel suo impianto originario, diciamo, non risolveva. Una era quella dei codici Ateco come elemento di requisito dei partecipanti alla richiesta di contributo, e l'altro era questo massimale veramente basso. Poi vedremo, perché se saranno molti è chiaro che la cifra potrà essere anche molto inferiore, ma darci la possibilità di alzare un minimo fino a 3.000 euro il contributo ci sembrava doveroso. Il punto dei codici Ateco invece è fondamentale, perché molti degli operatori del mondo della cultura non hanno il codice Ateco e si tratta di attività che hanno una forte riconoscibilità, sono lavoratori impegnati nell'ambito dello spettacolo che non necessariamente hanno dei percorsi di riconoscimento giuridico formale come altre attività. Quindi questo ci sembrava importante. Un altro elemento di correttivo, un'altra emenda che abbiamo fatto al testo originario, è stato l'inserimento del riferimento alla creatività toscana, non soltanto alla identità culturale, diciamo così, tradizionalmente intesa, perché c'è tutto un patrimonio di creatività che è davvero elemento di identità per noi, ma che magari non ha a che fare con quella che solitamente si chiama l'identità tradizionale toscana, vale a dire non soltanto il tema della riconoscibilità dei luoghi, delle tradizioni, ma anche un patrimonio di lavoro creativo che in questa regione ha avuto un riconoscimento e uno sviluppo davvero singolari. Ecco, quindi ci è sembrato importante lavorare per perfezionare uno strumento che è davvero uno strumento eccezionale, perché insomma un consiglio regionale che ritrova una cifra come questa, che mi rendo conto alla fine potrà portare a contributi magari poco più che simbolici per le perdite che questi soggetti hanno avuto, ma comunque un segnale di attenzione. Un consiglio regionale che riesce a mettere insieme 1 milione finalizzato a questo scopo fa un'operazione che davvero pone la cultura al centro delle linee strategiche di sviluppo della regione. Tre leggi che diventano esecutive da oggi, in prossima settimana ci saranno i bandi, verranno resi pubbliche le possibilità di fare domande, penso ai maestri di sci, che nella montagna toscana non hanno potuto lavorare per questa pandemia e per questi mesi dove in effetti c'era anche la neve, le Proloco che svolgono un'attività importante in tutti i comuni toscani e tanti operatori della cultura e dello spettacolo che hanno visto interrompere le proprie attività anche se non svolte in termini professionali e professionistici, ma che comunque facevano di questa attività, di questa integrazione al reddito, parte della propria redditività. Quindi cultura, spettacolo, attività di Proloco e maestri di sci diventano delle categorie mediante le quali la Regione Toscana e soprattutto il Consiglio regionale, tendo a precisare, con l'autonomia finanziaria che ci compete, ha destinato 1,5 milioni di euro, che erano le risorse che complessivamente potevamo disporre col libero arbitrio all'interno del bilancio del Consiglio regionale. Abbiamo in Ufficio di Presidenza elaborato un testo contributo ai lavoratori autonomi dello spettacolo, ennesima categoria di fatto poco o nulla considerata dai provvedimenti di ristoro nazionali. Molti sono i soggetti dello spettacolo che versano in situazioni veramente difficili e questo non lo possiamo accettare come istituzione regionale. Ecco perché attraverso i risparmi dei costi della macchina del Consiglio regionale abbiamo deciso di venire incontro a questa categoria. 1 milione di euro, ci saranno finalmente dei contributi anche a questa categoria, un segnale importante. Abbiamo anche firmato degli emendamenti presentati dalla quinta commissione per far sì che il testo potesse essere ancora migliore. Tra i banchi dell'opposizione, piena soddisfazione è stata espressa da Diego Pertrucci di Fratelli d'Italia. Il Consiglio non si è limitato a una politica di ristori a pioggia, ha detto il consigliere. C'è anche la richiesta di un contributo di creatività per rafforzare e tramandare l'identità toscana. Sulla stessa lunghezza d'onda, Marco Stella di Forza Italia. Segno importante è il fatto di essersi mossi tutti insieme, ha ricordato il consigliere. Giudizio positivo anche da Rene Galletti del Movimento 5 Stelle,
che però si è lamentata di come spettacolo troppo spesso faccia rima solo con Firenze, mentre ci sono tante altre realtà da valorizzare. Il mondo dello spettacolo, il mondo della cultura, il mondo dell'arte, il mondo della creatività ha subito sicuramente un anno difficilissimo, per questo il Consiglio regionale della Toscana ha deciso di mettere 1 milione di euro a disposizione di tutti quei protagonisti di questo mondo, però ha cercato di chiedere uno sforzo anche a loro, ovvero di portare un contributo progettuale nel valorizzare l'identità toscana. Noi siamo fortemente convinti che la Toscana abbia un pozzo di petrolio non in ogni città, ma in ogni singolo borgo, in ogni piccolo paese, che è rappresentato appunto dalla bellezza, dal bello, e per questo siamo molto felici che la Regione Toscana impegni 1 milione di euro per valorizzare tutto questo, per regalare ai nostri figli un patrimonio culturale, artistico, spettacolare di 1 milione di euro che potrà essere utilizzato anche nelle scuole appunto per valorizzare, per difendere e supportare questa identità toscana che è uno degli aspetti più belli di questa regione. Credo che il Consiglio regionale questa volta abbia dato dimostrazione di come quando si riesce a lavorare tutti insieme per il bene dei cittadini, delle imprese e delle famiglie toscane, si riesce anche a dare una risposta, naturalmente nei limiti del budget e delle risorse che il Consiglio regionale ha, ma abbiamo fatto una scelta chiara tutti insieme. Il mio ringraziamento va all'ufficio di presidenza, al presidente Mazzeo, ai vicepresidenti Casucci, al vicepresidente Scaramella, a tutto l'ufficio di presidenza nella sua completezza, perché ha portato una proposta che ha fatto una sintesi fra le proposte e tutti i gruppi consigliari avevano sottoposto all'ufficio di presidenza, da un lato la cultura, dall'altro il mondo dello sport, compreso i maestri di sci, quindi un aiuto concreto a tutti quelli che oggi sono più in difficoltà. La scelta è stata quella di dare risorse a chi è stato escluso dai ristori nazionali, dai ristori della giunta regionale. Questo naturalmente per noi non basta. Chiediamo alla giunta di fare un salto di qualità in più, di mettere più risorse a disposizione soprattutto delle attività commerciali, perché i tempi che ci aspetteranno sono tempi estremamente difficili e perché rischieremo la chiusura di tante imprese e questo non possiamo permettercelo. È importante quindi che anche le regioni si facciano carico di questi ristori laddove possono e nella misura in cui possono, consapevoli che la coperta comunque sia non riesce a coprire tutto. Quindi ben vengano i ristori per i maestri di sci, ma anche per le categorie del mondo spettacolo, con una puntualizzazione. Molto spesso ci si concentra sulle realtà artistiche comune di Firenze, che è quello per certi versi più ricco, ma ci sono moltissime piccole e piccolissime realtà che costituiscono la cultura, l'attività e anche il sociale di tantissime altre città della costa, ad esempio, delle aree interne. È importante che questi soldi arrivino anche a loro, anzi direi che è fondamentale. Per quanto riguarda le altre due leggi, ai maestri di sci iscritti all'albo andrà un rimborso di 800 euro ciascuno, mentre per le pro loco la cifra individuale sarà decisa in base al numero delle domande.